Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per parlarvi di 10 curiosità su Adolf Hitler. Nonostante divenne dittatore della Germania, Hitler era austriaco, nativo di Braunheim Inn. Adolf Hitler fu compagno di classe del filosofo Ludwig Wittgenstein. Quando era giovane, Hitler sognava di diventare un pittore. Tentò di entrare all'Accademia d'Arte di Vienna nel 1907 e nel 1908, ma entrambe le volte fu respinto. Nel 2012, una tela dipinta da Hitler è stata venduta in Slovacchia per 42.000 dollari. Il valore di queste opere è da considerarsi più storico che artistico. Nel 1913 Hitler lasciò l'Austria per evitare il servizio militare, trasferendosi a Monaco di Baviera. L'anno successivo, in seguito allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, andò a combattere per l'esercito tedesco. Nel corso della Prima Guerra Mondiale Hitler fu ferito due volte, la prima nel 1916 a causa dell'esplosione di una granata e la seconda nel 1918 in seguito a un attacco con il gas. Per la sconfitta della Germania nella Prima Guerra Mondiale, Hitler aderì nel 1919 a un piccolo partito antisemita chiamato Partito dei Lavoratori Tedeschi, divenendone successivamente leader. Durante la dittatura di Hitler in Germania e la forma di saluto Heil Hitler era divenuta una frase talmente comune da venire largamente utilizzata per rispondere al telefono o per concludere le lettere. A partire dalla fine degli anni 30, Adolf Hitler iniziò una dieta vegetariana. Adolf Hitler si sposò solamente in punto di morte con l'amante Eva Braun. Subito prima di suicidarsi insieme a lei all'interno di un bunker di Berlino, dal quale seguivano le ultime fasi della guerra che segnarono la fine della Germania nazista. Secondo alcune fonti, Hitler avrebbe potuto avere origini ebraiche. Il cognome della nonna paterna era infatti Schickel Gruber, molto diffuso tra gli ebrei convertiti al cattolicesimo nel 600, al tempo di Maria Teresa d'Austria. Tuttavia, non esistono prove concrete a sostegno di questa teoria. Ok ragazzi, se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace, a condividerlo con i vostri amici, a iscrivervi al canale nel caso in cui non lo foste ancora, scrivendomi giù nei commenti quali di queste curiosità non sapevate e scrivendomi anche che video potrei portare. Noi ci rivediamo ad un prossimo video, un bacione e un abbraccio, bella a tutti!